Capitano. Siamo? Tommaso, prego. Allora, no, volevo dire, volevo partire io chiaramente perché sono stato chiamato in causa per una situazione che in questo frangente non mi competeva, nel senso che ho letto, sentito cose che non sono assolutamente vere, allora quindi volevo non smentire, ma chiarire questa cosa riguardo a una presunta discussione o litigata tra noi tre, quando non c'è mai stata, anzi, dopo la partita comunque, visto come siamo riusciti a recuperare, eravamo da una parte soddisfatti di aver recuperato questa partita, da una parte dispiaciuti anche perché è stata interpretata in due modi la partita di domenica. Quindi dopo la partita c'è stata una, diciamo così, chiacchierata, discussione, cioè era un parlare del dopo partita come capita spesso, ma era un discorso generale e che comprendeva tutti. Cioè, quindi è stato tutti quelli che erano in campo hanno discusso e parlato della partita e purtroppo è venuto fuori che noi tre avevamo litigato sotto il tunnel, ci eravamo detti parole, cose che non sono mai esistite e anzi, a maggior ragione, dove comunque la partita nella ripresa, cioè, avevamo fatto benissimo, avevamo recuperato una partita impossibile, quindi sull'aspetto tecnico nostro non c'erano, non ci sono mai stati problemi, quindi mi dispiace che così sia venuto fuori questa cosa e che ha di nuovo preso me a dover venire qui a chiarire, a giustificare alcune cose. Io sono sempre stato uno che si è preso le proprie responsabilità e se deve dire una cosa la dice, come era successo in passato. Questa volta non essendoci niente, allora sono qui per chiarire che non è successo niente, ecco. Quindi questa è la mia posizione, anche per avere un quadro generale, anche per la stampa, per le TV, perché comunque riescano a trasmettere quello che in realtà c'è, che magari dal campo poi non è mai facile interpretare. Allora sono venuto qua tranquillamente per chiarire questa cosa. Facciamo un attimo questo. Niente, vabbè. Postaglia, allora, una battuta un attimo. No, non c'è niente da dire, non è successo Tommaso, niente, ha detto tutto. Ha detto tutto Tommaso. Beh, si parlava della partita, poi è chiaro che ci sono dei discorsi che uno fa e che discute riguardo l'andamento della partita, ma ci possono essere tanti aspetti e non è corretto neanche esporlo, perché come in tutte le cose ci sono delle cose che servono per migliorare o comunque per ottenere i risultati migliori, ecco. Però ripeto, la cosa che mi preme a dire che è stato un discorso generale che è partito anche da altri giocatori, quindi è stata una riflessione, diciamola così, del dopo gara, visto comunque che è anche un momento difficile dove dopo tante partite non riusciamo ancora a ritornare ai livelli che eravamo prima, quindi è stata una discussione generale. Il fatto che sia venuto fuori solo una discussione su noi tre o tra di noi, allora quello mi dispiace perché penso non sia corretto, però sono apposta qui a chiarire che se ci sono stati dei malintesi li chiariamo subito, ecco, tutto qua. Senti, si è parlato molto anche questi giorni un po' del gruppo in generale, non soltanto di certo. Cioè, come lo vedi il gruppo di quest'anno? Cioè, è migliore come compattezza tra voi, nuovi sono inseriti? Ma io penso che in tutte le squadre ci siano dei momenti dove quando non si riesce a ottenere i risultati o a maggior ragione quando cominci e fai bene
e tutto va in sintonia, in armonia. È chiaro che quando ci sono dei momenti di difficoltà, non è facile riuscire a capire qual è il motivo, e allora si possono creare delle cose che non ti permettono di andare avanti allo stesso modo. Però quello è una cosa che capita in tutte le squadre, in tutte le situazioni di campionato, cioè si sa che non si può andare al massimo, ottenere gli stessi risultati per tutto il campionato. Allora questo magari è un momento particolare, perché non riusciamo a rendere come prima, però il gruppo è sempre unito, il gruppo ha solo voglia di rimanere alto in classifica, di ottenere un traguardo importante, perché ha un grande potenziale. Cioè, non dobbiamo dimenticare che questa è una grande squadra. Il fatto che veramente da 3-0 riesci a recuperare in mezz'ora una partita che, se durava altri 5 minuti, magari potevi vincere, significa che quando la squadra gioca come sa, può fare bene. Allora l'importante è riuscire a trovare il modo per rendere più continui, in modo più continuo possibile. Tommaso, c'è un problema, sono qua giù. Sì, c'è un problema, la conosco la voce. Sei capitano, tra lo spogliatoio e il tecnico? No, anche perché è già successo in passato che quest'anno siamo una squadra competitiva, e quindi quando c'hai diversi giocatori importanti e che possono dare molto alla squadra, l'allenatore deve fare delle scelte, e quindi non è facile riuscire a scegliere sempre la squadra migliore, però le scelte sono sempre state fatte per il bene della Lazio. Sta a noi poi dopo rendere in campo nel migliore dei modi, e quindi quello che stiamo cercando di fare è quello di andare tutti quanti dalla stessa strada e ottenere il risultato unico, che è quello di raggiungere un obiettivo importante. E poi, sì. Gabriele, facciamo rispondere prima. La domanda era per... Io ho dimenticato la domanda. Vabbè, ok. Era per tutte e tre la domanda. Vuoi risintetizzare in 10 secondi così la... Cioè, se vi sentite in grado effettivamente di riuscire a trovare l'equilibrio che poi sta cercando l'allenatore, perché il tridente sia il potenziale che sfrutta in pieno la Lazio, ma se siete anche in grado di accettare tutte le scelte dell'allenatore e capire... Fino adesso abbiamo accettato tutto. Magari ci sarà la partita che gioca. Fino adesso ne abbiamo accettato tutto. No, con favore, ora vieni più in qua. No, ho detto che fino adesso abbiamo aspettato le scelte. Secondo me non ci sono problemi. Poi chi gioca, chi non deve giocare, decide mister. Poi noi, come ha detto Tommaso, siamo qua per aiutare la Lazio, stiamo lavorando benissimo. Poi scelte rispetto al mister. Secondo me, con tempo adesso, secondo me possiamo solo migliorare noi tre davanti, e come hai detto tu, prima non abbiamo lavorato tanto perché ci mancava Tommaso, adesso secondo me lo possiamo fare tranquillamente, però ci dobbiamo lavorare, su questo non ci sono dubbi. Ok, Mauro? D'accordo? D'accordo. Secondo me. Ma so poco italiano. Purtroppo, ragazzi, non posso fare altro perché il mister vi vuole vabbè, dai, 2-3.